Ciao a tutti ragazzi, io sono Salvatore e oggi faremo una nuova recensione. Oggi recensiremo il modello della Siemens C35. Ed eccolo qua ragazzi, guardate, lo metto a fuoco, guardate com'è bellissimo il design, c'è un'antenna fissa dietro che vi fa girare la testa. Ragazzi, questo è davanti e questo è dietro, solo che dietro ci hanno tolto la batteria, non so come mai. Ragazzi, era in bianco e nero come si nota e non lo so se aveva internet aveva internet su questo telefono. Era internet agli inizi, mica un internet voluto. Ragazzi, aveva molti giochi e questi giochi mi hanno stupito, non è come Snake, Shrek, era un... Ragazzi, ora vi metterò un video sottofondo dove hanno fatto i giochi che mi hanno stupito. Ragazzi, questa aveva tante suonerie bellissime. Ve le faccio ascoltare. Ve le faccio ascoltare. Ragazzi, questo era molto resistente, resisteva al freddo, all'acqua e al fuoco. E questo qua c'ha anche lui i tasti basilari. Questo qua era quando rispondeva e quando voleva chiamare. Questo per staccare la chiamata. Guardate qua che bel design, che tastiera che c'ha. Sembra un cincillo d'oro. Questo qua, ragazzi, non è della TIM, questo telefono, vedete la scritta TIM qua, ma questo qua, forse la TIM faceva qualche promozione. In effetti, questo qua è il Siemens C35. Forse. Forse gli hanno dato al vecchio proprietario un francobollo della TIM e lui l'ha messo sul telefono. Non lo so cosa è successo con la Siemens. O la Siemens ha avuto qualche beneficio con la TIM, ha stanziato questa TIM e lei ha regalato la promozione e i telefoni. E poi ragazzi, questo ragazzi qua c'era anche la calcolatrice, guardate, questi tasti qua a destra e a sinistra servono per il menu, per andare avanti, per andare indietro, è tutto compagnia bella. E poi ci stavano delle suonerie particolari. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo telefono non so che anno è, però io vi dico solo una cosa: questo è un gioiello della Siemens. E se voi volete mettere un bel mi piace, allora mi fa molto piacere. E iscrivetevi al canale che io cercherò di trovare molte altre cose di telefoni più vecchi di questi. Anzi, se trovo il primo telefono che ha fatto la Motorola, ve lo farò recensiare. Ok, ciao ragazzi, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, ciao belli.